Eccoci qua, intanto che risaliamo le vie del paese per arrivare all'imbocco della Piramide del Sole, vi propongo questo libro che ho comprato la prima volta che sono venuto qua. È il libro, uno dei tanti libri scritti da Semmel Magic, e da questo libro, intanto che saliamo, vi cito, vi leggo un estratto e poi ovviamente vi invito ad andare a comprare il libro, approfondire, come diciamo sempre anche coi Francescos, bisogna un po' far fatica se si vuole essere correttamente informati, quindi spegnere la TV, non accontentarsi dei messaggini che vi mandano coi TG o con le pubblicità da 30 secondi, bisogna comprare i libri, leggerli, appassionarsi e poi ci sono anch'io che cerco nel mio piccolo di accompagnarvi oltre il libro, accompagnarvi a vivere l'esperienza direttamente in prima persona. Quali sono le caratteristiche di questo posto? Qualcosa ve l'ho già anticipato prima nel parcheggio, adesso ve lo leggo proprio pari pari dal libro. Prime piramidi europee. Prima caratteristica: in Europa ad oggi non ne sono ancora state scoperte, però ci sono in tutto il mondo, non si capisce perché non dovrebbero esserci in Europa. Poi in realtà nello stesso libro da cui sto leggendo adesso e in altri libri di Samir Osmanagic possiamo capire quante piramidi in realtà ci siano, e spesso è successo anche con me, quante volte in Trentino, in Toscana, in Sicilia, quante volte abbiamo riconosciuto delle montagne, delle colline che avevano tutte le caratteristiche di una piramide. Tra l'altro abbiamo parlato prima di ferro e acqua come ingredienti fondamentali di queste piramidi, anche in Trentino, in Toscana, in Sicilia. Le colline, le montagne che abbiamo potuto ipotizzare avessero una forma piramidale sono sempre vicine a fonti termali, a torrenti sotterranei, e quindi chissà, è un pizzico di pepe in più che aggiungo io alla storia. Prime piramidi europee, abbiamo detto, queste piramidi sono le più grandi del mondo. Ve l'ho anticipato prima, la piramide del Sole che andiamo a visitare adesso fa segnare 220 metri di altezza, contro la piramide di Cheope che ne fa appena si fa per dire, insomma, con tutto il rispetto per le piramidi egizie, 147, quindi 220 contro 147. Fermi tutti, prima di proseguire ti ricordo di visitare il sito ilcesco.com per seguire le mie avventure e partecipare alle mie attività. Escursioni, cicloturismo, nordic walking, musica in movimento, allenamenti multidisciplinari. Tutto finalizzato al nostro benessere psicofisico. Queste probabilmente sono anche le piramidi più antiche del mondo. Vedremo che il materiale con cui è rivestita questa piramide è un calcestruzzo pazzesco, di una densità, di una resistenza che ancora oggi non riescono a essere eguagliate dal calcestruzzo che facciamo noi con le tecniche più moderne. Quindi anche le più antiche del mondo, la datazione di questi materiali è più o meno attorno ai 12-13 mila anni fa, però ci sono anche delle ricerche a radiocarbonio che le datano addirittura a 32-35 mila anni fa. Perché c'è questo sbalzo? Mi viene da pensare che rispetto a quelle egizie che sono rimaste allo scoperto nel deserto, queste qua, essendo state sommerse da sabbia, terriccio, vegetazione, probabilmente questo altera in qualche modo le datazioni, ma comunque anche fossero 12.000 anni sarebbe tanto, se fossero addirittura 40.000 sarebbe pazzesco, no?
le più antiche del mondo, poi viene dimostrata l'esistenza del calcestruzzo più antico e di miglior qualità in tutto il mondo, l'ho anticipato prima, viene scoperta la più grande rete al mondo di tunnel e camere sotterranei, proprio al complesso piramidale, e infatti è la seconda parte di questa giornata che andremo a vedere e verificare. Sesto punto, viene scoperta l'esistenza dei più grandi manufatti in ceramica, quelli li vedremo proprio nei tunnel sotterranei, manufatti in ceramica, mi raccomando, tenete a mente la ceramica. Settimo punto, vengono scoperti i caratteri di una scrittura molto antica, quindi ci sono anche delle incisioni che fanno supporre che ci sia stata una forma di scrittura, e una forma di scrittura ancora mai scoperta prima. Ottavo e ultimo punto, che leggo pari pari dal libro, viene registrata con strumenti di misurazione molto precisi la presenza di radiazioni elettromagnetiche concentrate, quelle radiazioni elettromagnetiche concentrate sul vertice della piramide, come abbiamo anticipato prima. Adesso andiamo a visitarle.